dal basamento al soffitto, dall'ossatura in legno fino alla pelle e alla grana dell'intonaco, scorrendo dal cuore lungo le vene degli impianti, passando per l'occhieggiare degli infissi, arrivando agli accessori con le rifiniture e dettagli. Non solo stand espositivi alla 27esima edizione della Fiera Biennale della Bassa Romagna in programma a Lugo dall'8 al 16 settembre, ma anche la genesi e la crescita in tempo reale, in soli 7 giorni, di una vera mini casa in legno nel piazzale interno del pavaglione. Un cantiere in fiera che i visitatori hanno potuto seguire passo a passo per rendersi conto di come nasce e si sviluppa, con il lavoro di tanti professionisti in sinergia tra loro, la casa del futuro. Avevamo voglia di stupire, ma stupire in senso buono, cioè nel senso che volevamo fare capire ai visitatori come ci poniamo noi di obiettivo casa, che cosa vogliamo fare, cosa sappiamo fare. E così, ragionando su questi temi, abbiamo scarabocchiato proprio la casa che disegnano i bambini, e da lì abbiamo detto: ma questo è il concetto che tutti abbiamo di casa, i nonni disegnano ai bambini queste case, i bambini ai nonni disegnano queste case, e di conseguenza abbiamo pensato di realizzare una casa come quella che disegnano i bambini, però che sia del tutto, in tutto e per tutto funzionante, e con un contenuto tecnologico elevatissimo, come si può poi vedere qui visitando Obica, perché la casetta si chiama Obica. Un anagramma un po' tagliato, diamo questo taglio tecnologico, e abbiamo visto che comunque ha avuto parecchio successo anche a livello mediatico, e i visitatori si sono affezionati, perché sera dopo sera sono passati in questo cantiere, e l'abbiamo terminata oggi, che è giovedì 13, in tempo rispetto alla tabella di marcia che ci siamo dati, proprio a prova del fatto che il gruppo Obiettivo Casa sinergicamente riesce a coordinarsi e a funzionare a tutti i livelli, dalla progettazione fino all'ultimo degli operai. Del futuro, possiamo chiamarla così, o casa del presente, visto che l'avete realizzata? Casa del presente perché sarebbe quello che dovrebbe essere un'abitazione al giorno d'oggi, fondamentalmente, quindi tecnologicamente efficiente, di rapida esecuzione e senza, diciamo, quegli intoppi che hanno contraddistinto il cantiere edile dal dopoguerra ad oggi. Cerchiamo di renderlo più snello e più fruibile per tutti. Il vantaggio di avere un interlocutore che racchiude tutti gli artigiani e tutti i tecnici che andranno a mettere mano, proprio letteralmente mettere mano al cantiere, è sicuramente un vantaggio, e appunto evita questi intoppi, queste problematiche che si possono avere nel caso che un artigiano non conosca l'altro, un artigiano sia stato contattato in quanto economico, senza referenze, senza conoscenze. L'importanza di avere comunque una figura unica che comunque possa dare la sua parola sull'efficienza, conoscendo tutti i membri del team che andranno a lavorare, è sicuramente fondamentale per raggiungere un ottimo risultato, sia in termini di prestazioni sia in termini di tempi. Fondamentale soprattutto per quanto riguarda le ristrutturazioni. Siamo di fronte a cambi di casa, cambi di residenza, affitti, e far fronte alle esigenze del cliente per obiettivo casa è il primo obiettivo da perseguire. In tutto dalla parte del cliente. Non è un gruppo che ha l'intenzione di arrivare in cantiere e prendere la situazione in mano e dire: adesso
pensiamo tutto noi, no, è comunque il cliente che deve dettare le sue linee, che sono seguite, saranno seguite al 100% dal gruppo. Questo gruppo appunto si occupa di realizzazione di interventi edilizi di qualsiasi tipo, dalla casa in legno tecnologica di cui abbiamo parlato, ma anche dalla casa tradizionale in muratura, perché comunque ogni cliente ha le sue esigenze. Qualora avesse una sua referenza o un suo parente o comunque una persona di fiducia che si offra volontari, si offra di svolgere una determinata lavorazione in cantiere, sarà sicuramente coinvolto nel team e preso in considerazione per svolgere al meglio questa lavorazione. Chiaramente dovrà coordinarsi con tutti gli altri membri del team e dovrà garantire gli stessi standard che noi come membri di Obiettivo Casa ci poniamo e devono essere, sono fondamentali per la buona realizzazione dell'opera. È stata una bella sfida, è stato un bel progetto dove a uno dei componenti del nostro gruppo è venuta questa splendida idea a dire adesso pazza, però ne ha trovati altri 9 che gliel'hanno appoggiata e abbiamo deciso di fare questo investimento, di stupire, di far vedere quelli che i romagnoli quando si impuntano sono capaci di fare. Luca Romagnoli è un gruppo di artigiani romagnoli, perché questo è Obiettivo Casa, il GAR, è vero? Da quest'anno abbiamo dentro anche due aziende artigiane emiliane, tra cui Imola Legno, chiamarle artigiana mi sembra leggermente riduttivo, comunque Serotti, e poi abbiamo anche 2 studi tecnici che fanno sempre parte dell'Emilia, che sono di Imola. Qual è la grande sfida allora che avete colto qui in Fiera Biennale? E ce l'abbiamo proprio alle sue spalle, la stiamo vedendo proprio come scenografia. È riuscire a far vedere quello che siamo capaci di fare quando un gruppo di artigiani si mette in sinergia. Mettendosi in sinergia si possono ottenere degli ottimi risultati. La componente umana conta tantissimo, perché non è che tutti coloro che si riescono a mettere insieme si riesce a ottenere dei risultati del genere, però quando il gruppo è ben compatto e ben solido si raggiungono questi risultati. Una casa in 7 giorni, l'avevamo promesso e l'abbiamo fatto. Qui abbiamo tutti i componenti per produrre una casa, quindi dagli infissi agli elettricisti, all'idraulica, al cappottista, abbiamo anche l'arredamento per interni di un artigiano che fa degli ottimi pezzi unici, perché un artigiano produce solo cose uniche. Ed è il nostro valore aggiunto, sono quelle cose che noi mettiamo, il cuore e la nostra esperienza nelle cose che facciamo. Il nostro progetto è proprio stato quello di fare la casa semplice che un bambino all'elementare disegna. Però questa è altamente tecnologica, quindi si parte, non è detto che se uno vede una casa semplice e banale non sia tecnologica. Qui abbiamo il massimo della tecnologia, si accende da smartphone con comando vocale, lei risponde quando uno gli fa una domanda, e quindi qui abbiamo il massimo della tecnologia nella semplicità. Questo è quello che abbiamo voluto far vedere, oltre a essere il marchio, essere lo stemma del nostro marchio, perché la casina raffigurata di Gruppo Artigiani Romagnoli è proprio questa. Prodotto finito, dalla progettazione fino alla consegna, agli arredamenti, al giardinaggio, tutto compreso, senza avere i grattacapi delle organizzazioni aziendali, delle aziende, il coordinamento. Quello è una cosa che mi sembra, posso dire secondo me, che siamo bravi a fare. Lo scopo del gruppo quando è stato fondato è stato proprio questo. Noi vivendo, perché siamo tutte aziende che abbiamo esperienza ventennale nel territorio, avendo proprio come esperienza anche vissuto le negative da parte del cliente, dell'insoddisfazione del cliente, di determinati disguidi che avvenivano tra le imprese, abbiamo pensato di formare questo gruppo per cercare di risolverle. Questo qui è un laboratorio temporaneo, che è la nostra filosofia aziendale, che è quella di non far solo vedere le cose, ma di farle provare, sensoriale. Quindi come all'interno di questa casa qui si potrà percepire il caldo, il freddo, l'illuminazione, il benessere all'interno di un'abitazione, il nostro laboratorio tecnico, perché non è una sala mostra, la nostra è proprio atta a questa cosa. È permanente, si può visitare sempre su appuntamento, ci sono i numeri, abbiamo anche il sito che è www.gruppoartigianiromagnoli.it.
Quindi guardateci, visitateci, contattateci, siamo super disponibili a continuare questo percorso. Qui non è finita, qui è cominciata. L'idea porta alla firma di Obiettivo Casa Gara, gruppo artigiani romagnoli con sede a Conselice, un pool di professionisti artigiani nato 6 anni fa dalla collaborazione di tante realtà già radicate nel territorio per offrire a chi deve costruire o ristrutturare un'abitazione un pacchetto completo, dalla progettazione fino alla personalizzazione e dalla cura di tutti i particolari, il tutto però con un solo interlocutore. Chicca tecnologica, perché lì c'è tutto dentro, tutte le novità del momento, tutto quello che può servire in una casa moderna per efficienza, comfort e consumi direi a zero. Magari la gente comune non conosce esattamente come viene costruita, come viene assemblata, quindi la nostra scommessa è stata quella, portare un cantiere in fiera dove abbiamo lavorato durante queste sere e mostrato le sezioni dei muri, le diverse finiture, le tecnologie all'avanguardia che ci sono adesso su questo tipo di struttura. È stata dura perché l'impegno era importante, insomma, l'assemblare comunque è una casina perché è 36 metri quadri, volendo in due piani, il fatto di riuscire ad assemblare, cercare di finire gli impianti, perché gli impianti che ci sono tutti funzionanti, le tecnologie in domotica, tutto quello che è la coimbientazione intera, tutti gli spaccati, insomma è stato un duro lavoro, ci ha messo alla prova. E vi siete ben coordinati tra di voi? Assolutamente sì, oggi c'erano due prese edile, io con la mia impresa, gli elettricisti, i pavimentisti, quindi eravamo 5-6 imprese, da questa mattina abbiamo completato i lavori in completa sinergia. L'accensione sarà insomma piuttosto scenografica, perché Obica è una casa anche domotica e quindi le luci e gli elettrodomestici virtuali ovviamente qui, come gli impianti, possono essere comandati attraverso un'app da remoto o un comando vocale del telefono, basta dire Obica accendi le luci e Obica accende le luci, accendi la lavastoviglie e lei accende la lavastoviglie, quindi diciamo è la casa del futuro, però confortevole, sana. Green. Green sicuramente, perché come abbiamo spiegato anche nell'evento di inaugurazione, di presentazione, le simulazioni che abbiamo fatto su Obica e che rispecchiano comunque altre realizzazioni analoghe che abbiamo già portato a termine, ci consente di affermare che i consumi energetici di Obica sono veramente ridotti, paragonabili a una lampadina accesa tutto il giorno per tutto l'anno, ma per fare funzionare l'intera casa, ad eccezione degli elettrodomestici. Però classe A4, quindi addirittura NZEB, quindi un Near Zero Energy Building. Stiamo cercando di capire se qualche ente la vuole come prototipo, oppure da destinare a qualche attività socialmente utile o da mettere a disposizione a una parte della cittadinanza o dei ragazzi a scuola, chissà. Come diceva appunto durante l'intervento di presentazione il sindaco di Conselice Paola Pula, il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia è prima di tutto un aspetto culturale più che tecnico e pratico, quindi se non abituiamo i nostri figli, i nostri nipoti a usare l'energia in maniera consapevole e razionale, è difficile arrivare a migliorare l'aria che respiriamo, quindi chissà, magari Obica potrebbe essere un lancio. È un'iniziativa bella, importante, perché porta in maniera concreta una testimonianza di quello che le piccole e medie imprese, le imprese artigiane riescono a fare concretamente, perseguendo tutti gli obiettivi e le nuove soluzioni e l'innovazione che anche nel mondo della casa si sono affacciate prepotentemente. Portare all'interno della fiera un esempio di come può essere un'abitazione che sfrutta la domotica, che sfrutta tutte le migliori
progettazioni per il risparmio energetico, per il rispetto dell'ambiente, ma allo stesso tempo confortevole, che dia risposte alle persone, credo sia il modo migliore per testimoniare la competenza, la capacità, la ricerca che le nostre imprese riescono a mettere in campo. Poi farlo in questo contesto, in questo momento, a Lugo, in una fiera biennale che ha un'importanza notevole per l'economia del territorio e non solo strettamente di questo territorio, credo sia un punto ulteriormente valorizzante di tutta l'iniziativa, perché rappresenta le competenze e la capacità legate e insite a questo territorio.